Un Natale solidale con il Calcit, il Comitato Aretino ha infatti deciso quest'anno di portare un pizzico di dolcezza e un po' di atmosfera natalizia a tutto il personale dell'ospedale San Donato, impegnato in prima linea nella lotta alla pandemia. Come abbiamo fatto a Pasqua, anche in questo momento così di festa, che ovviamente è una festa in tono minore, però abbiamo voluto creare così, diciamo, un po' di colore, per dimostrare la nostra vicinanza prima di tutto a tutti gli operatori sanitari e non solo dell'ospedale San Donato. E inoltre vogliamo anche lanciare un messaggio appunto di impegno, in modo che si possa uscire prima possibile da questa pandemia. Porta un po' di dolcezza anche all'interno delle parti. Sì, queste sono anche donazioni di aziende aretine, sia gli alberi di Natale che i panettoni, che ovviamente doniamo in modo che anche nelle parti, appunto, come ha detto lei, entra un po' di dolcezza. Un gesto concreto ed importante per dimostrare ancora una volta il forte legame del Calcit con il territorio aretino e con l'ospedale San Donato. Calcit è una presenza costante, intelligente, generosa, quindi siamo confermati in un aiuto che non è soltanto economico, che è importantissimo, ma in questo momento è anche morale, mi verrebbe da dire. È un momento difficile, un Natale strano, ma non per questo non è un Natale. E quindi ci sono tempi in cui i simboli valgono il doppio, questo è un tempo nel quale il simbolo, la vicinanza, il sottolineare un aspetto così importante vale tre volte. Si tratta di stare vicino a operatori, pazienti ricoverati in un momento difficile come il Natale, che tutti vorremmo trascorrere con i nostri cari. Intanto ad Arezzo i dati sembrano essere confortanti. Sì, la situazione sta progressivamente rientrando, è chiaro che le vacanze di Natale sono un periodo caldo dove l'attenzione non deve assolutamente crollare. Qual è il suo appello agli aretini per queste festività di Natale? Di continuare a mantenere le distanze di sicurezza, il distanziamento sociale, l'utilizzo delle mascherine. Capisco molto bene che si tratta di precauzioni che limitano moltissimo la socialità in un periodo particolare della vita di ognuno di noi. So anche che il vaccino è in arrivo e che con la vaccinazione, a cui mi auguro aderiremo il più possibile, questo brutto virus diventa una parentesi nella nostra vita. Quante dosi quando potrebbero arrivare qui al San Donato? Il San Donato diventa centro di distribuzione, ancora non abbiamo idea del quantitativo, sappiamo che nella prima ondata saranno vaccinati tutto il personale sanitario a qualunque titolo operante.